Allora, il Sì, però. Sì, però. C'è la segretaria. Buonasera a tutti. Ah, oh, sono stato io che gli ho alzato la mano. Dammi. Il tutti e hanno tutti i pareri per i soli secondi o qualche minchiata? Il piccione l'ho scritto dietro. Dammi. Questa cosa. Ah, poi che cosa c'è? La dottoressa. Va bene, iniziamo la seduta. Vedo anche il segretario collegato, saluto i consiglieri comunali e la giunta. Segretario, le chiedo la gentilezza di fare l'appello. Sì, Diamante Alessandro. Presente. Limeri Federico. Limeri assente. Presente. Alissi Concetto. Raposata Angelo. La posata è assente. Arangio Patrizia. Marsala Francesca. Presente. Campione Salvatore. Presente, dottoressa. Inizio Emanuele. Bonafede Iuri. Assente.
Bonafede è assente, mi confermate? Sì, assente. Ok. Gozzo Veronica. Buzzardi Giuseppe. Presente. Delfino Dania. Assente. 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 Oscarino Sebastiano. Castro Giovanni. Assente. Giarratana Diego. Presente. Di Marco Simona. Presente. Ok, possiamo procedere. Ok. Allora, il primo punto all'ordine del giorno, atti preliminari della seduta, nomina scrutinatore, letture e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, eventuali comunicazioni del presidente o sindaco su attività di comune, ovvero di particolare interesse per la comunità. Atti preliminari della seduta, non abbiamo atti preliminari della seduta. Ok, verbali non ne abbiamo, nominiamo gli scrutinatori, nomino il consigliere Gozzo, il consigliere Campione e il consigliere Boscarino. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, abbiamo detto che non abbiamo verbali delle sedute precedenti, passiamo a eventuali comunicazioni del presidente o sindaco su attività del comune, ovvero di particolare interesse per la comunità. Prego, consigliere Campione. Grazie presidente della parola, di darmi la possibilità alle comunicazioni di esprimere il mio pensiero. Saluto i consiglieri comunali, il pubblico e dottoressa Di Fede che è online. Presidente, mi sembra doveroso e so che anche lei si troverà d'accordo con il mio pensiero. Viviamo tempi tristi e duri, sto parlando purtroppo della guerra che si sta svolgendo in Ucraina. Io non mi schiero da nessuna parte dei due fronti, ma io sono per la pace. Come lo è Priolo, che è un paese per i diritti civili e umani. Io chiedo a tutto il Consiglio Comunale un minuto di silenzio per i bambini, le donne e quelle povere persone che stanno soffrendo e che ahimè sono deceduti. Grazie presidente. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Prego. Buonasera sindaco e un saluto a tutti i presenti. Intervengo brevemente per informare il Consiglio Comunale e i cittadini che in seguito a diversi incontri fatti con le cooperative sociali in merito al trasporto sociale, si è giunti al miglioramento del servizio tramite una coprogettazione che ha prodotto non solo un miglioramento ma anche un ampliamento del servizio. Questa coprogettazione si è resa necessaria per ancora una volta dimostrare la vicinanza dell'amministrazione Gianni ai cittadini, perché precedentemente il servizio ad ogni metà del mese finivano le ore e quindi di conseguenza era costretto all'interruzione del servizio stesso. Quindi l'amministrazione Gianni ha voluto con questa coprogettazione migliorare e ampliare il servizio e aggiungere non solo le ore ai trasporti, quindi ampliare le corse del 40%, ma anche aggiungere l'autoambulanza per i soggetti oncologici barellati, il supporto psicologico per i soggetti oncologici ma anche per le famiglie e anche un ausilio di personale specializzato. Questo servizio è un servizio che partirà martedì, oggi le cooperative hanno firmato l'avvio del servizio e lunedì firmano la convenzione.
Ricordo che tutto questo non ha comportato nessuna spesa aggiuntiva e voglio ringraziare la Commissione Servizi Sociali e il Presidente Iuri Buonafede per aver sostenuto questo progetto. Passiamo al punto numero 2, riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera 5 del 26 decreto legislativo 267/2000, a seguito di sentenza esecutiva numero 382/2021 emessa dal giudice di pace di Siracusa. La delibera, i pareri rispetto al responsabile di competenza, il parere è favorevole, il revisore dei conti è presente, ringrazio anche il giovane tra Parruba, l'ho visto prima, non c'è più, si sarà spostato ma è qua, comunque è presente. L'atto è andato nella commissione bilancio, nella commissione di competenza, se la discussione è aperta. Non ci sono interventi in merito, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Il consiglio una la prova, un attimino, prima abbiamo collegamenti online, quindi c'è Guzzardi, ok, quindi dottoressa tutti presenti approvano, consigliere Guzzardi. Ma Guzzardi è meritato, non lo dà. Non c'è allora, c'è o non c'è Guzzardi? No, attualmente allora è assente, ok. Andiamo avanti. C'è l'immediata esecutività. Ok, votiamo l'esecutività dell'atto. Chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimanga seduto. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo a trattare il punto numero 3. Schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024, elenco annuale per il 2022, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016, come recepito dalla legge regionale numero 8 del 1705/2016. La discussione è aperta. Prego, ha chiesto la parola a questo punto l'ordine del giorno e il piano triennale. Professore, un attimo, dottoressa, alle ore 18:46 esce il consigliere Massala. Visto, grazie mille. Prego. Questo punto, il piano triennale delle opere pubbliche, mi corre l'obbligo intanto di intervenire. Ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno partecipato alla stesura di questo documento molto importante di programmazione che ci vede fortemente impegnati con un'attività molto importante. Presidente, i risultati. Prego. Scusate, io ho avuto un problema di linea e mi sono ricollegato col telefonino. Quindi credo di aver non aver partecipato alla votazione del debito fuori bilancio, Presidente. Nel momento della votazione lei non risultava online, Presidente. Siamo al secondo punto, al terzo punto siamo. Sì, ma scusatemi, se io ho avuto un problema di linea e mi sono ricollegato, penso che dovrei votare. No, votare, siamo al terzo punto, andiamo avanti. Scusate, la votazione si è chiusa. Faccio la prossima, quella che stiamo per votare. Dunque, ripeto, ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno partecipato alla stesura di questo importante documento di programmazione, che ci vede fortemente impegnati con una serie di attività molto importanti, non solo nella quantità, parlo anche della valenza. Cominciamo a vedere grossi risultati, importantissimi risultati,
perché si aspettavano questi risultati. Noi eravamo certi di raggiungere questi importanti risultati perché abbiamo lavorato, nonostante il Covid, nonostante le difficoltà, nonostante l'esiguo numero di personale. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Vedi gli impianti sportivi, vedi le strade, vedi le scuole, vediamo tante cose. Non sto qui a fare gli elenchi. Rispetto a questo dico, ribadisco il mio ringraziamento. Se ci sono osservazioni, spiegazioni, sono qui a disposizione per non entrare nel merito di ogni opera perché ci dilungheremmo da qui a mezzanotte. Ripeto, perché l'elenco è lunghissimo. Però, siccome tutti hanno partecipato alla stesura di questo documento, se c'è qualche parte che si ritiene di voler approfondire, sono qui a disposizione. Grazie Presidente. Sono aperta. Sono interventi in merito, metto in votazione l'atto così come presentato dall'ufficio, chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimanga seduto. Il Consiglio Comunale approva. Consigliere Buzzardi, è favorevole o contrario all'atto? Io sono favorevole. Favorevole il consigliere Buzzardi. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto, chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimanga seduto. Il Consiglio Comunale approva. Consigliere Buzzardi è contrario o favorevole? Favorevole. Il Consigliere Comunale Buzzardi è favorevole. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno? Sì, il Consiglio Comunale, non ci sono altri punti all'ordine del giorno? Chiudo il Consiglio Comunale e le do la parola. Presidente, Presidente, mi perdoni. Prego. Io vorrei che fosse messo a verbale che non è stata colpa mia non votare. Ok, ok. Attenzione, quindi se una volta che c'è la dottoressa Di Fede, indipendentemente da tutto, io vorrei che fosse messo a verbale che voto il debito fuori bilancio favorevole. No, lei non può votare nessun debito fuori bilancio, noi votiamo che lei era assente e che ha spiegato i motivi per i quali era assente, ma lei non può votare più niente perché la votazione è stata conclusa in riferimento alla normativa regionale e al regolamento del Consiglio Comunale. Perfetto, grazie Presidente, lo metto a verbale però. Sì, mettiamo a verbale. È stato trascritto a verbale, grazie. Il Consiglio Comunale è chiuso e ha chiesto gentilmente la parola il sindaco. Buonasera.